Con l'esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte dei carabinieri di Lanciano e d'Attessa si chiude il cerchio sulle rapine, tentate rapine effettuate nella zona Sangrina e Frentana nei primi giorni del 2022, che avevano destato tanta preoccupazione. Colonnello Vincenzo Orlando, la vostra ordinanza riguarda un 39enne di Lanciano già in carcere, questa volta comunque un'altra ordinanza. Sì, ecco, giustamente diceva, si chiude il cerchio su questa serie di rapine commesse nella prima metà del mese di gennaio scorso, che hanno riguardato come obiettivi bar tabacchi della zona. Oggi abbiamo eseguito un'ulteriore ordinanza in carcere a carico di un 39enne che già ristretto, quindi in custodia cautelare, per per la maggior parte delle rapine commesse a gennaio e in particolare per quella commessa al Bia Bar di Marcianese. Era l'unica che era rimasta, diciamo così, ancora con personaggi ignoti. Siamo risaliti al soggetto attraverso un meticoloso confronto delle immagini raccolte dalla videosorveglianza e abbiamo messo a confronto l'abbigliamento del personaggio, insomma, con chiarissimi riscontri positivi che si trattava della stessa persona. Abbiamo ricollegato gli eventi praticamente mettendo a confronto le immagini raccolte. Capitano Alfonso Venturi, 2 le vostre ordinanze, di cui una riguarda lo stesso soggetto 39enne, poi c'è il 55enne. Sì, confermo, sono 2 le ordinanze che abbiamo eseguito anche noi il 10 di febbraio. Parliamo degli stessi soggetti, tra l'altro, che avevamo arrestato il 14 di gennaio per la tentata rapina al forno Susi di Fossa Cesia, e su cui noi già eravamo sulle loro tracce. Già dopo 36 ore circa dalla rapina alla paninoteca ai viali di Atessa avevamo individuato il primo rapinatore, che poi è l'intestatario del veicolo. È proprio il veicolo che ci ha aiutato, insomma, a risolvere e individuare i 2 soggetti, non perché avessimo la targa del mezzo, in quanto loro erano stati abbastanza accorti a non far riprendere le targhe anteriori e posteriori dall'impianto di videosorveglianza, ma da alcuni particolari presenti sulla macchina che abbiamo esposto in conferenza, e questi particolari poi ci hanno permesso di individuare la macchina dopo che avevamo fatto avevamo ristretto il campo ad alcuni soggetti che noi ritenevamo potessero essere gli autori della rapina. Il modus operandi vi aveva subito fatto capire che si trattava di, diciamo, criminalità locale? Sì, indubbiamente da subito avevamo capito che non si trattava di rapinatori provenienti da fuori, anche per le modalità e il tipo di rapina, ma che chiaramente dovevamo cercarli nell'ambito della nostra criminalità.